1. Furto e commercio illegale di opere d'arte o di reperti archeologici sono tra i reati più diffusi in Italia. Dalle famiglie di tombaroli alle organizzazioni criminali operano spesso facilmente in un paese disseminato di ricchezze culturali. Tra i dati più recenti, due a confronto. Negli ultimi 40 anni sono stati recuperati circa 700.000 oggetti d'arte e oltre 1 milione di reperti archeologici, ma un altro 1 milione e più resta classificato nella gigantesca banca dati dei beni trafugati ancora mancanti, nata nel 2004 e che fa capo ai Carabinieri. Un territorio, quello italiano, disseminato di tesori d'arte e archeologici, in musei, chiese, paesini, abitazioni di privati. Non ne conosciamo neanche l'entità complessiva, difficile la tutela, pur a fronte di un'attività investigativa e di recupero che offre in Italia risultati crescenti. Ernesto Savona, docente di criminologia, Università Cattolica di Milano. Il nodo critico è la ricettazione, coloro che li comprano questi beni e quindi la loro commercializzazione. C'è una vastità di negozi e di collezionisti che preferiscono avere a basso prezzo merce illegale e preziosa, e questo giustifica questo vastissimo mercato, sia in Italia che in altri paesi. Purtroppo sta diventando oggi anche un mercato per il terrorismo. Per il contrasto, in Italia c'è un nucleo, quello dei Carabinieri, che fa scuola nel mondo. In altri paesi? Il nucleo dei Carabinieri è un'enorme eccellenza. Altri paesi hanno minore attenzione, anche se si vanno specializzando. Sonia Filippazzi, GR1.